Allora, io non ho visto le percentuali, ma pare che non abbiamo superato nessuno dei partiti della soglia di sbarramento. Due considerazioni. Controcorrente. Uno, se ci fossimo uniti, avremmo superato il 3%? Io credo di no. Altrimenti è tutto quello che possono dire. Quella era l'area. Contando che molte persone non avrebbero votato per Rizzo perché sono anticomuniste. Contando che tanta gente non avrebbe votato per Italexit per vari motivi, fra cui i video di Donatel. Contando che abbiamo avuto 3 volte l'esposizione che avremmo avuto se fossimo stato un solo partito, non è quello un problema. D'altronde, se il nostro maggiore fine fosse stato superare il 3%, sarebbe stato ben poco. Abbiamo ottenuto di meno? Pare di sì, non sono sicuro, ma pare molto di sì. Io non ho visto le cifre d'Italia Sovrana e Popolare. Ci possono essere stati brogli? Ci possono essere stati. Non lo so, non voglio dare la colpa ai brogli. Io sono stato a Piazza Santissimi Apostoli l'ultima volta e la piazza è piena. No, non era piena. Era piena per metà. Quindi qualcuno poteva dire: guardate, c'è un problema. C'è un problema. La mia lotta all'astensione si è dimostrata, specialmente da solo, che non posso aver cambiato le cose, ma si è dimostrata che era quella la strada giusta. Perché? Perché questi, io lo dico, questi deficienti, dai risultati, sono solo riusciti a far diminuire i voti per i veri partiti antisistema, che erano tre, mentre l'astensionismo come filosofia è miseramente crollato. Allora, i dati d'affluenza del 2022, quindi adesso 63,91, mai stata così bassa, ma era in linea con il trend che va avanti da parecchio tempo. Quindi diciamo che questa spallata astensionista assolutamente non c'è stata. Allora, non riesco a trovare i dati. Ecco, vabbè, 10% non è poco, però non è neanche quella cifra che loro volevano. Allora, voi vedrete che non se ne parlerà tanto di questa affluenza alle urne. Come avevo detto io, dopo 2 o 3 giorni non fregherà niente a nessuno. Non ci sarà stata nessuna legittimazione per 2 motivi. Uno, perché non c'è stato questo 20, 30, 40 o neanche 50% di affluenza alle urne che loro potevano sperare. E perché non frega, e perché anche se ci fosse stato, come ho detto io, non frega niente a nessuno. Chi non vota si astiene. Va bene. Conteranno il 60%. Ma però il trend potrebbe essere anche positivo per i partiti di antisistema. Quindi, ripeto, queste merdacce che hanno rotto il cazzo con l'astensione
sono riusciti soltanto a non far prevalere i partiti che erano teoricamente dalla loro parte, mentre i partiti del sistema i loro voti li hanno presi. Sono sicuro che, a parte quel qualche punto di astensione causate da queste merdacce che stanno su internet, ha eroso soltanto la nostra parte. Ci sono colpe da questa parte? Beh, se avessimo avuto un consenso molto più alto, l'astensione di qualche punto ci avrebbe toccato di meno. Però è vero che adesso la situazione dal punto di vista politico di rappresentatività è estremamente grave, perché quelle poche persone che potevamo mandare e potevano essere una cassa di risonanza dentro le istituzioni non ci stanno. C'erano prima con i 5 Stelle e adesso questi che gufavano adesso sono presenti nei canali subito. È ricicciato Moreno Pasquinelli e altri che ipocritamente e non speriamo, no, Moreno Pasquinelli, tu hai tifato per il tuo ritorno pensando questi hanno fallito, vedete, hanno fallito, io non c'ero, quindi date retta a me. No, assolutamente no. Hanno fallito anche in proporzione che non sapremo mai 100%, grazie ai vari canali che hanno completamente fallito nel far crollare il sistema o dare un colpo, una spallata al sistema, ma sono riusciti soltanto a far diminuire i partiti antisistema. Bravi, ma come siete bravi. Allora, io direi, ci concentriamo sul futuro, ma non dimentichiamo chi, nel momento che doveva, parlava di unione, erano i primi a andarsene. Perché se tu parli di unione, non puoi di andartene, siccome quelli non si sono uniti prima, adesso neanche io mi unisco, almeno nel dire di votare questi partiti. È un illogico, una cosa assolutamente illogica. Io direi basta con i disfattismi, basta con i qualunquismi, no tolleranza zero con chi viene adesso a farci la morale, ok? Chi tuttavia cantava vittoria sapendo che a Piazza Santissima Apostoli non c'era questo straripante, non c'era questa straripante affluenza di persone, e bastava esserci con un minimo di spirito critico e dire: ragazzi, quasi metà della piazza è vuota a Roma. Questo poteva, certo, prima delle elezioni dire stiamo fallendo è sarebbe stato non far votare per questo partito anche quelli che stavano votando. Io avrei fatto un video in tempo reale con un giornale del giorno prima, o quello non è, insomma, che dimostrava che tu l'hai, non so come, l'hai registrato prima, magari con un evento in diretta, e tu fai un video con un telefonino con qualcosa che sta avvenendo il giorno prima, che è chiaro che sta avvenendo il giorno prima, e dire: noi sappiamo che non vinceremo, siamo perfettamente consci. Beh, io ero conscio, io ho scritto pure il 4,1%, ma questi che hanno predicato l'astensione sono moralmente responsabili, noi non sappiamo quanto, ma sicuramente in parte moralmente responsabili dell'insuccesso. L'astensione che abbiamo visto non ha
colpito Fratelli d'Italia, non ha colpito gli altri partiti. Fra parentesi. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere i risultati. PD al 19%, ma rendete conto? Meloni, l'Italia ha scelto noi e noi non la tradiremo. L'Italia ha scelto l'entrata in guerra con la Russia. Tanto quando ci saranno gli effetti delle sanzioni, vedete, vedrete che non potrà fare niente. Non potrà fare niente, Fratelli d'Italia. Ragazzi, il Movimento 5 Stelle ha 16,7%. La Lega all'8%, Forza Italia all'8%, Terzo Polo al 7,3%. Io vorrei sapere che cazzo di governo fanno questi. Io vi dico una cosa. Fratelli d'Italia sono il nuovo 5 Stelle. Saranno il nuovo 5 Stelle. Col particolare che non hanno preso i voti di 5 Stelle. Non hanno preso un 34-33%. Dai primi 5 Stelle, di quell'altro partito. Allora, 24,7% più 16 più o meno più 7%, 16 35%. Italia sovrana e popolare 1,3. Italexit 1,9. Unione popolare 1,5. Altre, chi saranno altre? Non può il Fratelli d'Italia non può fare la sua politica. Perché? Perché questo grande vittoria non c'è. Con chi si allea? Con il Movimento 5 Stelle, che l'ha data a tutti. Allora, il Partito Democratico ha detto che non si allea con Forza Italia. Quindi 24, l'unico governo possibile. Vedete, ma Azione Italia Viva, Alleanza Verdi Sinistra, ma come cazzo avete votato, ragazzi italiani? Ma come cazzo avete votato? Ora con l'Italia approccio comune UE. No! La Meloni non è Orban. È come 5 Stelle.
Lunga vita all'amicizia italo-ungherese. Ma che cazzo sta a dire? Gli ungheresi si sono opposti alle sanzioni e la Meloni è completamente a favore. Il premio polacco, il peggiore antirusso, congratulazioni Giorgia Meloni. Solo destra, attrazione Meloni. Ma io voglio sapere, la Meloni ha avuto 24, qualcosa per cento, non ha avuto il 50%, non ha avuto il 40%, non può governare il centrodestra. Oddio, andiamo a vedere però i seggi piuttosto che le percentuali, perché può darsi che mi sbaglio. Sì, può darsi che mi sbaglio. Perché non è proporzionale puro. Quindi, sì. Allora, 227. Sì, forse ce l'hanno la maggioranza. Sì, neanche perché secondo le stime il centrodestra raccoglierebbe il 41 a 45% dei voti. Il centrodestra, il centrosinistra 25,529. A parte che Fratelli d'Italia non è un partito di estrema destra. Ragazzi, il Guardian, il partito di estrema destra. No, no, estrema. Ma magari lo fosse estrema destra. Sarebbe una cosa positiva. No, non è. Non è Casa Pound. Non è Casa Pound, Fratelli d'Italia. Ma Guardian, ma cosa cazzo scrivi? Comunque, io direi, teniamo fuori dal movimento tutti coloro che hanno fatto sponda al nemico. Mi dispiace, ma noi andiamo avanti. Queste persone che sono in parte, non sappiamo quante, ma in parte hanno creato danno solo a noi. Fuoco amico, io non li perdono. Chiaro? È ovvio che noi non prendevamo tanti voti, ma senza l'astensione saremmo arrivati al sicuramente più del 3% tutti e tre i partiti, o almeno due su tre. Quindi deluso, no, perché partivo dal presupposto che qualcosa poteva andare male. Incazzato, ma allora incazzato pure prima con gli astensionisti. Per il mondo a me gli astensionisti sono la merda della merda.